Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù? Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Siamo rimasti un po' lì, perplessi. Che cosa vuol dire questo Vangelo? Magari abbiamo capito in modo un po' frammentario. Vedete, San Giovanni è un innamorato. Siete mai stati innamorati voi? Si vede tutto attraverso gli occhi dell'amore, della persona che si ama. Eccolo San Giovanni. San Giovanni è un appassionato. Non è che ha sentito parlare di un tale Gesù, ne ha fatto esperienza, si è innamorato di Dio, non ha creduto in Dio e basta. Noi tante volte purtroppo ci fermiamo lì, crediamo in Dio, ma che? San Giovanni ha fatto esperienza, si è incontrato, l'ha sperimentato proprio fino in fondo. E allora il suo Vangelo è il racconto di questa esperienza, è per questo che è un po' particolare, e delle volte si fa fatica, perché quando uno è innamorato racconta le cose filtrate dal cuore. Eccolo qua San Giovanni, filtra tutto nell'esperienza del cuore, dell'amore. Anche questo incontro che abbiamo che ci ha raccontato adesso è un incontro, alcuni greci, vuol dire alcuni che non avevano mai sentito parlare di Dio, o ne avevano sentito parlare per modo di dire, erano comunque fuori del giro. Stanno facendo un viaggio culturale, come ne facciamo anche noi, no? Durante i giorni della Pasqua, anzi era un'altra festa, la festa delle capanne, comunque fanno questa esperienza culturale, vanno, però hanno sentito parlare di un giovane maestro di Nazareth. E allora vogliamo vedere Gesù. Però non hanno il coraggio di andare da Gesù. E vanno da intermediari. Vanno prima da Filippo, è un nome greco anche quello lì. E Filippo va da Andrea, anche quello è un nome greco.
Quindi quelli che hanno un po' la loro cultura, ma è quello che abbiamo fatto anche noi, o no? Per incontrare il Signore, io non ringrazierò mai a sufficienza le persone che mi hanno fatto da filtro per incontrare il Signore. Ma quanti benedetti catechisti nella mia esperienza, formatori, miei genitori, persone che hanno fatto da filtro, perché vogliamo vedere Gesù, ma ce l'ho dentro anch'io, ma anche tu ce l'hai dentro. Se siamo qua stamattina è perché vogliamo vedere Gesù, ma no con questi occhi, dai. Magari l'abbiamo anche incontrato, visto durante questa settimana, che desiderio grande che abbiamo di Dio. Delle volte purtroppo però ci fermiamo perché non sappiamo andare al di là. Ci fermiamo a una conoscenza, a un vedere superficiale, però certamente il desiderio c'è dentro. Questa settimana magari abbiamo incontrato anche delle persone, abbiamo sentito parlare di Gesù in modo anonimo. Magari l'abbiamo detto, ci è affiorato sulle labbra. Magari quando abbiamo visto alla televisione quelle disgrazie di questi giorni, abbiamo detto, Dio mio, ma possibile che si possa vivere così? Ma possibile che ci si possa uccidere? È un altro modo, sapete, per dire, Dio dove sei? Vogliamo vedere Gesù, capite? E quando vanno da Gesù a dirglielo, Gesù sembra distratto. Sembra dare un'altra risposta. Vogliamo vedere Gesù e Gesù comincia a divagare e comincia a parlare di un chicco, di una terra. Eh no, cari, è proprio la vera risposta questa qua, non è distratto Gesù. Altro che parla il linguaggio della gente, parla il linguaggio quotidiano, semplice. Quella che tutti possono capire, anche i bambini. Quando un chicco vuol dar frutto, deve cadere in terra. Quindi Gesù sta parlando veramente di lui, di sé. Vogliamo vedere Gesù, ma è questo chicco che cade in terra. Quindi non accostatevi a Gesù in un modo così, tanto per una conoscenza qualsiasi, perché vi porterà a fare un'esperienza forte. Gesù è il chicco di grano che cade in terra e che muore e sembra che tutto sia finito, ma poi dà la vita. Vogliamo vedere Gesù, eccolo qua, ecco lui che dà la vita. Vuoi vederlo veramente? Fanne esperienza, perché anche tu devi imparare a vivere la vita in questo modo qua. Il Vangelo ti porta a un incontro. Vogliamo vedere Gesù, qual è il suo volto? Lascia cadere per terra la tua vita, donala, perché delle volte magari pensi che insomma il tuo Dio sia il tuo egoismo. Io ho la pancia piena, io sto bene, questa è la mia felicità. Vogliamo vedere Gesù, chicco di grano che cade per terra e che porta frutto. Sembra tutto che sia finito quando uno pensa agli altri, si dona, esce dal suo egoismo, dà la vita. Vogliamo vedere Gesù. Ma voi genitori non l'avete fatto questa esperienza? Avete dato la vita e non solamente in modo materiale. Avete tirato su, educato i vostri figli. Vogliamo vedere Gesù. Questa è l'esperienza profonda. Ma sappiate che per vedere Gesù così bisogna seguirlo. Sul serio non si può seguire a distanza di sicurezza. Delle volte purtroppo facciamo così, eh? Seguiamo Gesù, sì sì, ti interessa il Vangelo, però a distanza di sicurezza. Perché non ci coinvolga troppo. Vogliamo vedere Gesù. Allora chi vuol veramente conoscermi, mi segua. E seguirlo vuol dire decidersi liberamente, ma decidersi, non star lì su due staffe, perché tante volte facciamo così, no? Vogliamo vedere Gesù, però in fin dei conti curiamo anche i nostri affari. Oh, è fatica questo, eh?
Gesù stesso ha sentito la fatica di uno stile del genere. Vi ricordate nell'Orto degli Ulivi? Gli evangelisti di solito riportano questa frase che abbiamo ascoltato qua nell'Orto degli Ulivi, mentre invece San Giovanni la porta qua e dice: Padre, è difficile, ma devo veramente dare la mia vita. E arriva la voce del Padre: l'ho glorificato e ancora lo glorificherò. È proprio l'accoglienza che Dio Padre dà alla richiesta di Gesù, alla preghiera di Gesù. È il sigillo della presenza di Dio. Eh sì, perché tante volte è difficile, no? Mettersi su questa strada, vivere il Vangelo, questo Vangelo. Magari viviamo altri Vangeli, ma quando si parla per esempio di perdono, quando si parla di accoglienza fino in fondo, di vita, ah, allora è difficile. E lì entra proprio la voce del Padre, ci vuole per dare forza, accettazione a questo. Solo che ancora tante volte sembra un tuono. È un angelo che ti ha parlato. E Gesù gli dice loro: no cari, non è né un tuono né un angelo, è proprio Dio che dice che questa è la strada giusta, per me e per te. Dio ha parlato per voi, proprio questa voce è per voi perché capiate che il Vangelo va vissuto fino in fondo e questa è la strada. Avete sentito il Papa ieri? In un altro modo ha detto queste cose qua. Alla gente che era là davanti a lui a Napoli, ma lo sta dicendo anche in giro per il mondo, lo sta a ogni piè sospinto ripetendo, sta dicendo: giovanotti, non si può dire di essere cristiani e vivere contro il Vangelo. Non si può dire di essere cristiani e essere camorristi, oppure essere dei corrotti. Eccolo qua il Vangelo. Quando ci si lascia corrompere, quando il Dio denaro corrompe, quando la violenza ci corrompe, non siamo cristiani. E allora il chicco di grano cade per terra, ma produce frutto. Questo è il Vangelo. Non ci si può fare un Vangelo a proprio uso e consumo, a propria misura. Se vuoi veramente seguire Gesù, ma deciditi, non rimanere lì, una decisione a mezza via, seguire a distanza Gesù. Eccolo qua il Vangelo, capite? E non solamente il Papa, ma non tante altre persone, tanti altri missionari dicono, invitano questo. Lo sentiamo un Vangelo risuonare nella nostra esistenza. E questa è la gloria. La gloria vuol dire questa presenza di Dio che ci sorride, ci invita, ci richiama, ci sollecita. Questa è la Pasqua, Ci stiamo preparando alla Pasqua. E la Pasqua non è una festa, la festa delle uova. La Pasqua è la festa della vita, questa vita. E non è una festa della rivitalizzazione di Dio, È la festa della risurrezione. E risurrezione è il chicco di grano che cade per terra e dà la vita e nasce. Questa è la Pasqua. Allora, questo Vangelo, letto 15 giorni prima della Pasqua, ci sveglia, ci scuote, se ce ne fosse ancora bisogno, a dirci: oh, lo sai che arriva la Pasqua? E tu stai imparando a vivere da uomo della Pasqua? Cioè da uomo che dà la vita, che non pensa al proprio egoismo, che non pensa che la felicità sia avere la pancia piena per sé, disinteressandosi degli altri? Lo sai questo? Lasciati proprio toccare da questa risurrezione. Vogliamo vedere Gesù. Il suo volto è il volto della Pasqua. Eccola la festa. Tanti auguri allora. Buon cammino. Che questo Vangelo così profondo e significativo ci dia una scossa profonda e autentica. E se volete passare poi a guardare quell'ultima icona là in fondo, è la traduzione di questo Vangelo. Sapete che abbiamo le icone del Vangelo di San Giovanni?
La via Crucis l'abbiamo tradotta in via Christi. Secondo il Vangelo di San Giovanni c'è il cammino di Gesù qua. L'ultima icona là in fondo parla proprio del chicco di grano che cade in terra e proprio muore per dare la vita. E questa è la gloria del Signore, ma anche di tutti noi cristiani. Buon cammino a tutti.